Questo pomeriggio, raga, andiamo a parlare un pochino delle nuovissime sfide della settimana numero 12 che usciranno esattamente domani, come sempre giovedì, alle ore 16. Andremo a vederle tutte, ovviamente poi domani alle ore 16 vi caricherò i video dettagliati delle sfide ovviamente più difficili che adesso andremo a vedere, quindi signori, subito un bel pollicione alle in su, perché questa dovrebbe essere tra l'altro anche l'ultima settimana, essendo che dalla prossima arriverà la nuovissima stagione numero 7, quindi signori, tanta hype. Codice creatore Lucius, iscrivetevi, attivate dunque la campanella per rimanere aggiornati. Andiamo subito a inoltrarci per vedere questi incarichi epici settimana numero 12. Quindi boys, andiamoli a vedere, eccoli qua. Ovviamente non si vede una ceppa, quindi andiamo un pochino a zoomare. Ecco qua i primi 4 incarichi dedicati appunto alle sfide della settimana numero 12, che partono con la missione di visitare il punto 0. Missione in realtà veramente semplicissima. Il punto 0 in questo caso, ragazzi, nella nuovissima stagione numero 6 di Fortnite è esattamente in questa location qua, dove c'è appunto la guglia. Esattamente sopra a tutto c'è punto 0. Sopra la guglia dovete prendere la zipline che vi porta su, oppure atterrare direttamente lì, e qui c'è appunto il punto 0. Tramite la visitazione completerete la missioncella della settimana numero 12. Ragazzi, vi ricordate il punto 0 che è stato incastonato dal fondatore nel trailer di questa stagione? Quindi, a parte questa missione, raga, andiamo avanti. Abbiamo la missione di creare 3 pistole, raga. Quindi 3 pistole da creare, veramente una missione semplicissima. So che può non essere molto capita, e difatti ora vi spiego che cosa vuol dire creare. Non significa scambiarle con l'oro tipo al mortafiamma che dà la revolver, ma semplicemente questa missione ci richiede di creare, cioè craftare delle pistole. Quindi per esempio c'è la pistola improvvisata verde, e andate nella sezione craft quando avete per esempio, non mi ricordo se 2 o 4 pezzi tossa oppure pezzi meccanici, e in pratica vi crafta la pistola di una rarità superiore e ve la fa diventare diversa, insomma. Quindi dovrete semplicemente craftare 3 pistole. La terza missione invece ci richiederà di sconfiggere una guardiana della guglia. In questo caso ci sono tutti e 6 i guardiani della guglia, esattamente qua ce n'è uno, qua ce n'è uno, qua ce n'è un altro, qua, qui, qui e qui, e dovremo semplicemente sconfiggerne uno in una di queste location. Veramente missione semplicissima. Andiamo avanti con la quarta, in questo caso che ci richiede di cacciare i predatori 0 su 3. Quindi anche in questo caso saranno 3 i predatori da cacciare. I predatori in questo caso si intendono molto probabilmente i lupi e i velociraptor, che in generale si trovano approssimativamente in queste parti qui della mappa. Si trovano, mi sembra, in ogni torre guardiana, no, ma in questa qui c'è sempre almeno qualche velociraptor o lupo su questa collina sicuramente. Insomma, in giro per la mappa li trovate molto tranquillamente. Andiamo avanti, ragazzi, tiriamo un pochino su e andiamo a vedere la terz'ultima missione, che ci richiede di domare dei cinghiali. In questo caso questa missione che ci richiede di domare dei cinghiali dovrebbe cambiare ed essere in questo caso doma cinghiali fuori da cascina colossale. In ogni caso, raga, se uscirà così oppure con l'aggiunta di fuori da cascina colossale, semplicemente in questa location esatta ci sono 3 cinghiali, quindi molto tranquillamente, praticamente ammazzandone uno, prendete la carne, craftate la carne e vi create il mantello. Facendovi il mantello, semplicemente ne potrete dominare, in questo caso 2 soltanto, e poi magari rifate la missione oppure ne trovate altri in giro per la mappa. La penultima missione ci richiede di fare una planata con un pollo a cascina colossale. Missione in questo caso veramente semplicissima, semplicemente utilizzare un pollo e saltare, raga. In questo caso dovrebbe la missione funzionare soltanto saltando. Se non funziona, provate appunto come state vedendo in questa clip a magari utilizzare per esempio a cascina colossale, dove si trovano tranquillamente i polli, a fare una planata tramite degli pneumatici che ci sono appunto nei vari tetti di questa cittadina, o in generale fate una scala e provate a saltare, ma dovrebbe funzionare tranquillamente anche soltanto saltando. L'ultima missione, che è probabilmente la più difficile di questa settimana numero 12, perché ci richiede di rubare un manufatto da Fortezza Furtiva e da Castello Corallo, e ce ne sono davvero più che altro un botto di questi manufatti. Difatti adesso vi lascerò ad una clip
strip che vi mostra appunto tante location di questi manufatti e dunque avrete l'imbarazzo della scelta. Quindi vi lascio la clip e ci vediamo tra pochissimo con l'incarico leggendario. E dunque, dopo aver visto appunto tutti i manufatti sia a Castello Corallo sia a Fortezza Furtiva, quindi missione veramente semplicissima, gli incarichi leggendari in questo caso ci richiederanno questa volta di spendere lingotti d'oro. Non mi ricordo, ma mi sembra che ci sia già stato chiesto questa missione, ho un lapsus, non mi ricordo se questa missione è già apparsa oppure no, ma in ogni caso dovremo spendere per la prima fase 1200 d'oro, per la seconda 2400 multipli di 12, 3600 per la terza, 4800 per la quarta e per la quinta fase 6000 bislacchissimi lingotti d'oro. Quindi raga, fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate di tutte queste sfide della settimana numero 12. Per me non so male, ce ne sono alcune che serviranno sicuramente il video per essere completate, quindi domani alle ore 16 mi raccomando non perdetevi i video di queste sfide dettagliate. E dunque raga, un bacione grandissimo, codice Catrone Lucius. Bella ragazzuoli, ci vediamo probabilmente o stasera in live o direttamente domani con le sfide alle ore 16. Andatevi a vedere anche il video che è uscito stamattina, che è davvero ultra super iper interessante. Bella ragazzuoli!